Se c'è una festa estiva che parla fanese e di fanesitudine, beh, è senza una smentita quella dei quattro cantoni, o di quattro canton, come giustamente gli organizzatori recitano. Dialetto o non dialetto, comunque, si parla del passato di Fano e di quartieri o angoli della città particolarmente significativi e rappresentativi del contesto sociale ed umano della città, come il mare ed i marinai, l'epoca medioevale con dame e cavalieri, l'atmosfera popolana e magica del borgo Cavour e poi l'atmosfera della rivoluzione industriale con il periodo degli anni 50. Vorrei che questo evento diventasse un po' il centro, no, dell'estate fanese, o perlomeno un grosso richiamo per la provincia, per la regione, insomma un evento che si debba ricordare. Una festa che sa di Fano e dei suoi trascorsi attraverso il tempo, che l'amministrazione comunale vede come un'opportunità per rappresentare le diverse anime della città attraverso gli usi e i costumi e il cibo a tema per ogni cantone. Molta gente ci chiede: ma rifate questa cosa, la attivate, perché piace, e quindi penso che sia una delle tradizioni su cui insistere per migliorarla sempre di più in futuro. Naturalmente, come l'anno passato, a spronare i cantoni a dare il meglio di loro stessi, coinvolgendo oltre alle attività commerciali anche gli abitanti, ci pensa il concorso con la bellissima coppa finale in palio per il cantone che riceverà più segnalazioni da parte di chi è andato a cena e che, attraverso un apposito modulo che verrà compilato in piazza 20 settembre, voterà il più gradito di tutti.